prima di arrivare a film importanti girati in Italia, vorrei aprire una parentesi su un film di René Alliot, girato a Marsiglia, che si chiama appunto Retour à Marsiglia, Ritorno a Marsiglia. Il protagonista è Affalone, grandissimo attore italiano. Il film è diretto da René Alliot e parla dei rapporti con l'Italia, perché lui, Alliot, era di origine italiana, e tu hai una parte importante, fai la madre del ragazzo, che, e tu che ricordi hai sia di Alliot che di Raffalone? Allora, io vi dico una confidenza, sono una cagna in questo film e non sono brava affatto, ero bella, molto tutta pentante, ma quando ho visto il film ho detto oddio, perché ho lavorato così male? Non lo so, ero innamorata all'epoca di un uomo che non veniva a trovarmi sul set a Marsiglia, ero un po', però non è vero, non ho fatto un buon lavoro e mi dispiace molto perché il film non ha avuto un successo. E Raffalone era molto simpatico, molto tranquillo, molto calmo. Alliot, cioè, non diceva niente. Io odio i registi che non ti dicono qualcosa, non va. Perché non va? Non va? Fammi qualcos'altro, dammi di più. Il personaggio è così, questa scena vuol dire questo. Non te lo dicono. Allora tu pensi di essere nella buona linea, non lo sei, e alla fine non sono felice e contento, ma basta parlare, chiacchierare, e per questo è che Rosi... Parliamo di Rosi. No, beh, perché, tu sai, un regista mi fa pensare a un altro, cioè, ho avuto due esperienze con Rosi e con Truffaut, sono due registi che chiedevano agli attori di fare una lettura del personaggio, di parlarne, loro dicevano il film che volevano fare, che voleva dire questo personaggio per loro, la psicologia dei personaggi e che finale volevano avere con questo personaggio. E questo, diciamo, incontro di lavoro è molto importante, perché almeno tu, quando arrivi sul set, sai già chi sei, che cosa vuole il regista da te, di questo personaggio che sta per fare, è già un lavoro molto avanzato, molto importante per l'attore. E dunque sul set dopo aggiusti, fai solo dei aggiustamenti, e invece gli attori, i registi che non lo dicono, mi è arrivata anche con Yves Poisset, un altro regista francese. Abbiamo girato una scena con Eva Dabla, un'attrice francese. La giravamo. Poi niente, alla sera ha detto a cena. No, le ragazze, oggi non eravate brave. Ma perché non lo dici sul set? Perché non dici non va? Ripetete, questa è la seconda. Ditelo sul set. E spiegatevi quello che volete. Ecco, e questo è che a volte il regista bisogna andare e cercare di farle uscire di loro quello che vogliono, perché se no una è persa e fa che alla fine non è brava, e questo non è giusto.